Serena. Siamo vestite nello stesso modo da più o meno 200 video, sì, però. Ma non fateci caso, e siamo in cucina. Nella cucina di Fede, perché tu sei su Instagram, sì. Instagram, che bella la tua cucina. Grazie. Non è la mia. Non è la mia. Sarebbe grazie, è anche la tua. Mettiti pure in mezzo ai commenti piacevoli. Sì. Allora, siamo qui per fare una per fare un video misto video ricetta, perché stiamo per andare da Alessandra, da mia sorella, a pranzo, e quindi abbiamo pensato di portare qualcosa, siccome non ho niente, ma ho della pasta sfoglia, delle uova, degli zucchini, ho pensato di fare una torta salata e Serena mi aiuterà. Come ingredienti ho zucchini, porro, un uovo e pasta sfoglia e pancetta, e pancetta, brava, pancetta leggermente affumicata. Iniziamo col tagliare gli zucchini, ok, e la prima la tagliamo. Abbiamo fatto gli zucchini e si fa, abbiamo ancora le cazze della colazione, ma non fateci caso, ma sì, allora. Ci siamo lasciata così al volo, sì, tanto zucchini, ma sono i nuovi. Questo è uno zucchino. E i zucchini, io inizio invece a prendere il porro. E anche questo lo abbiamo. Lo asciughiamo lì? Sì. Posso usare questo? Sì, questo sì. È lo strofinaccio per asciugare. Allora, taglio il porro. Come lo facciamo? Zucchini? Ma io direi che abbiamo pochissimo tempo. Mi serve un coltello, nel frattempo c'è Zoe che ci guarda. Se lo si usa il 50, lo si una rapina, ok, vai, grazie. E io mi metto, dici, porro, e questo è l'ultimo pezzo, ok. Tra l'altro, Fede, ora mentre stiamo tagliando qua, stavo guardando, ti stavo dicendo anche che qua, cioè, ti invidio tantissimo l'Este Lunga, perché infatti tanti mi dicono, ma perché non fai un video con il consumo tra spesa e l'Este Lunga? Sì, sono io colpita quando mi hai detto che io l'Este Lunga a Genova non c'è, cioè, però non abbiamo l'Este Lunga. Invece io ho visto tanto l'Este Lunga. Peccato che, tra, cioè, peccato che non ce l'ho, perché comunque tante tante mi dicono ci sono un sacco di offerte molto, sì, molto convenienti. Sono grosse, non so se le porto. È che sai cos'è che tanto si rimpiccioliscono. Taglia l'altra allora? Al massimo di tanto. Sì. Allora, un po' d'olio nei porri, così di faccio. Allora, in padella zucchini, e anche i zucchini. Andrebbe messo prima l'olio, Non va a andare un pochino, ma... Aspetta. Stanno cuocendo. Andiamo a mettere un pochino di sale. Di tutte e due. Poco, per poco. No, sì. Ok. Anche poi la pancetta, per me, che dopo sarà bella saporita. Sì. E l'aglio per mangiare? Sì, un filino d'aglio. Utilizzo il mio nuovo porta spezie, che sera è quello che ho acquistato al bellissimo, bellissimo. Spero di non fare divinamente. Sì. Spero di non fare dei pasticci perché non l'ho ancora aperto. Iniziamo, non ce ne hai messo dentro la roba? No, certo. Allora, i zucchini. A me piace da matti la mia polvere. Hai ancora il polvere? Non lo uso tantissimo, però l'aglio in generale non tanto, però quel giusto pedalto qui sì, in più. Sì. Forse possiamo spegnerlo, tanto ci sono. I zucchini sono belli grossi. Tanto potremmo preparare la sfoglia e mentre così ci portiamo avanti. Cosa dici? Però sai che forse hai ragione, sono tanti. Vabbè, quelli che avanzano.
mentre Serena mi sta preparando la pasta sfoglia fatta con le mie mani, sì, stamattina sì, mi sono alzata presto e ho fatto la pasta sfoglia. Guardate, intanto, che bravo, sì. Già con la carta da forno, qua intanto sta andando, corri. Cucchini. Ok, ok, dentro con il rassodo. Ok, e poi io ho sempre avuto il terrore di romperti l'uova. La piccola mi trova che c'era un sacco, la grande non so perché cosa mi sia accaduto. E con la forchetta ne andiamo a mescolare. Torta salata. Sì, io la faccio così. No, l'ho fatta così. E poi sopra ci mettiamo la pancetta. Ok. Wow. Vai. Speriamo. La torta salata. Dimmi ancora. Vediamo anche lì. Ok, bello questo fatto. Ok. Grattato. Ok. Sì. Mettiamo in forno con 180 gradi. Per mezz'ora, 20 minuti. Direi dai 20 minuti iniziamo. Vediamo un po' a guardarlo. Sta qua. Così ho messo il pan grattato sopra, come vedete, così fa un pochino di crosticina. Chiudiamo i bordini, se no esce tutto. Così. Ragazzi, sono proprio malata, mi sento super super malata, speriamo non mi venga l'influenza. Allora, la torta è venuta così, nel mentre Fede gli è venuta la febbre, quindi insomma vi facciamo vedere giusto la chiusura e niente, dopo la assaggiamo e vi faremo sapere. Sere, le è piaciuta la torta salata, la seconda fetta che mangia?